Ciao Enrico, puoi fare una pizza per la mia bella Sicilia, per favore? Carusi, è certo che va feci! E stavolta, prima di venire appresso a me, andiamo a preparare tutti gli ingredienti. Tagliucciamo il salame napoletano, il fior di latte di acerola e riversiamo all'interno la fantastica crema di ricotta, un pizzico di pepe e poi, come diciamo a Napoli, a vuote gire fino ad ottenere un mix perfetto. E ora inseriamo tutto all'interno di un sacco a poscia. E mo sì che può venire appresso a me, stendiamo il disco di pasta sottile e con un po' di cornicione. Ma stavolta pizza non mi serve tondo, mi serve quadrata. E allora al centro la crema di mulignana siciliana, un bel boccone di mozzarella di bufala e, come per magia, nascondiamo tutto. Un semplice filet d'olio a destra e a sinistra e wagyu. Guardate qua il nostro cannolo, hopla, in forno, cottura lenta, docile e mai aggressiva. Il cannolo è pronto e va sfornato, sì, ma va anche completato. Allora il mix salato con un po' di pepe a destra e anche a sinistra, wagyu, due granelle di pistacchi, il basilico a crudo e ancora un filo d'olio. Guardate quanto è bello, guardate che spettacolo, semplice ed efficace. Replicate ma non imitate, perché puro cannuolo sa da saper fare.